Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video incredibile in cui andremo a fare una cosa che non lo so se ha molto senso. Quello che andremo a fare oggi è andare in un negozio di scarpe a comprare un paio di scarpe per fare delle sfide. Che scarpe vi direte voi? Vado a chiedere a quel tipo là perché secondo me si sta preparando per correre, credo. Quindi magari può darci la risposta e vi svelerò con che tipo di scarpe andremo a fare queste sfide. Popolo di Striscia, lo spaccio a Torino continua. Come vedete questo signore ha della droga. Cosa dice a riguardo? Lei è colpevole? Chi tace acconsente? Quelle scarpe sono fatte di droga? Ma non hai altro da fare in giro? Non sono di Striscia. Ho visto che hai delle scarpe da corsa, quindi corri. No, le scarpe da corsa, quindi hai detto una minchiata. E cosa sono? Da tennis? Secondo lei riesco a correre con i tacchi? Ma secondo te, se non sei capace neanche di valutare un prodotto, che cacchio ti metti a fare la cinepresa lì? Io devo fare il vlog, mica sono eBay. Come vedete signori, ha un coltello in mano e mi sta minacciando, andiamo via. Sto scherzando, salve. Ma lo so che scherzate. Stiamo entrando in un negozio di scarpe, stiamo filmando con l'iPhone perché sicuramente entrare con la videocamera gigantesca non era una buona idea e la security ci avrebbe fermato in tempo zero. Vediamo se trovo un paio di tacchi 44-45. Che bello, è la cosa più sbagliata che abbia mai fatto. Se non va dobbiamo capire dove poterle reperire. No, è impossibile. Ok, vi risparmio minuti e minuti di girato, ma in questo momento è iniziata la vera agonia. Trovare dei tacchi numero 45 in negozi fisici è impossibile. Oltre ad aver fatto una decina di chiamate in ogni tipologia di negozio e averne girati 5, mi sono dovuto arrendere. Sconsolato e affranto, però ho fatto un ordine online su un noto sito cinese e ovviamente il pacco mi è arrivato oltre un mese dopo. Quando non trovavo le scarpe, eravamo a gennaio, ho dovuto comprarle su un noto sito cinese e sono arrivate adesso che è marzo. Io le ho aperte ma non le ho ancora provate ed è imbarazzantissimo. Che sono queste? La puzza di plastica è incredibile e tra l'altro il numero è il 44. Un numero in meno rispetto a quello che porto io, perché il numero mio perfetto sarebbe il 45. Facciamo subito il test per vedere se me ne entra almeno una. Guarda la fattura. Beh, sono proprio pregiato. Sono proprio andate. Mi farò malissimo sicuro se mi entrano. Tengo ovviamente il calzino perché fa ancora più schifo. Sono piccolissime. Vi starete chiedendo perché non hai preso un 45, Kevin? Beh, non c'erano i 45. Ma qua vedo sotto. È giusto, 44. Piccolissima. Ah, ma fanno malissimo. Fanno ma... secondo me perché sono perché sono piccole, secondo me, ma sembra un T-Rex. Aia. Ah, ma fa malissimo, raga, sono piccolissime. Au. Aia. Poi non so se è giusto così, ma dal tallone alla punta mi sento proprio il piede che viene compresso. Nel titolo avrete letto 24 ore con i tacchi, con questo. Ovviamente non starò 24 ore, ma farò delle sfide un po' strane, anche perché 24 ore con queste sarebbe letteralmente impossibile. L'unica mia paura è che, essendo che le ho comprate in un sito cinese, si è già sfondato il tabacco di quella adesso. Spero possano durare almeno per la durata di queste sfide. La prima sarà quella di fare 1 chilometro percorrendo questa strada distrutta, quindi con parecchie insidie, per poi arrivare a fare uno scatto di 100 metri che durerà 20 centimetri, secondo me, sicuramente. Cosa importantissima, lascerò le mie scarpe in macchina così non sarò tentato a fare cambio. E l'unica paura è che queste si sfondano, quindi se si rompono sono cazzi. Apro ufficialmente camminata, quindi con l'Apple Watch non si può mentire. Prima sfida che voglio fare è camminare su quelle macerie per imparare un po' la camminata. Credo che superare questa sfida sarà una grande, grande cosa. Sincero, avrei preferito camminare sui carboni ardenti, giuro. Oh, me la cavo, eh! Oh! Okay. Mamma mia, signori! Mamma mia! In totale ho fatto 48 metri, dobbiamo arrivare a 1 chilometro. È bruttissimo, provo anche un saltello, guarda. Oh! Wow! Effettivamente... Ah! Effettivamente non so, perché secondo me questi tacchi sono piccolissimi, quanto dolore possano provocare alle ragazze, ma credo vivamente che
le mie siano tremendamente piccole, ma fa un male boia. Arriva una macchina, vado via se non gli offro i soldi, eh! Sembro una puttana di Grand Theft Auto. Ciao bello! Vaffanculo! Sto entrando nel personaggio. Una domanda, lei ha mai indossato i tacchi? Se no, se può darmi un consiglio, perché sembro un T-Rex. Adesso ti si muove. Io te l'ho detto, devi coordinarti di più. Più fluido. Ti devi esercitare. Riesco a farli 20 euro stasera. 440 metri. Oh. Questa è una scuola, è un liceo. E oggi è una giornata particolare. Esatto, oggi si festeggia praticamente la non diversità. In teoria i maschi si mettono i tacchi e le donne si mettono gli stivaloni da uomo. Ah, gli stivaloni da uomo. Esatto. Ce la fai a camminare? Sì, ma tengo duro. L'importante è che tieni duro. Che aveva i tacchi erano quasi, non dico il doppio di quelli. Gli stivaloni che non arrivavano neanche. Io ho detto minchia, sono più alti i tacchi che il pantalone. E resti tra me e lei, appena visto coi tacchi così. Non mi riprendere. Ha fatto. Oh, capo! Non mi riprendere. Mi hai ripreso? Ma chi è questo? Perché ne so, ma sarà un giornalista, sarà. Non lo so, vabbè, andiamo a parlare più là. Non mi prendere perché sennò no, veramente. No, succede. Sono così. Basta. Me ne vado. Io continuo a parlare, magari metto i sottotitoli, mi giro non ce li. Siamo quasi, fa un male boia. 800 metri, ma la cosa che non ho calcolato, che devo fargli anche il ritorno. Quella è una cosa che non ho ben calcolato. Mi esplodono letteralmente le dita. Salve. Ho letto consulenza aziendale informatica, ho mandato curriculum e ho scritto PS bella ragazza. Mi hanno preso, allora non sono una bella ragazza e speriamo mi prendano. Mancano 30 metri. Dimmi te se una donna in carriera deve soffrire così tanto. Sì, un chilometro. Ci ho messo 20 minuti! 20 minuti per fare un chilometro! Faccio una cosa che non avrei mai fatto in vita mia, ma ora le posso capire. Ah, fa malissimo anche così! Impostato a 0 metri! 3, 2, 1! Non ce l'ho mai! Li ho fatti 210. Ma perché? Non lo so. Era da fare più veloce. Però hai corso, mitico. Devo proprio fare lo sprint iniziale secco. Lo risettiamo. 220 metri. Sicuramente potevo dare di più, ma avevo paura di rompere i tacchi. Però non provarci al 100% mi dà fastidio, quindi ci proveremo. 3, 2, 1, via. Oh no. Fatto male. Ah, ho fatto male. Un dolore assurdo. Mai provato in vita mia. Direi che la sfida dei 100 metri l'ho fatta abbondantemente. Il super sprint ho provato a farlo ed è andato. Quindi direi di proseguire con le prossime sfide, che sono guida, corsa su una scalinata, palleggi. Da qui alla macchina c'è 1,2 km più o meno, me la farò di nuovo con i tacchi. Devo camminare così per avere meno male. Non so, mi dà sollievo questa roba qua. La sfida l'ho superata, volevo camminare scalzo, ma è pieno di pietre che fanno più male dei tacchi. Dopo 20 minuti siamo tornati alla base. Adesso la terza sfida sarà quella di provare a guidare con i tacchi. Io ho già malissimo, Salgo in macchina. Io so che anche le ragazze si tolgono i tacchi per guidare, almeno quelle che conosco io. Vediamo se sia fattibile o meno. Quindi queste li metto tipo perno sotto, no? È impossibile. Non so se si vede, ma mi sto sfondando il piede. Lascio. Accelero, sensibilità zero praticamente. Prima. Seconda. Non riesco a accelerare. C'è il tacco tipo che fa perno. Come vedete io ho ancora i tacchi. Potrei riuscirci, ma
onde evitare incidenti, metto le altre. Ah, che sollievo, che sollievo. Direi che un pochino di strada l'abbiamo fatta. Sfida superata, andiamo con la quarta sfida, ovvero la scalinata dell'inferno. Inferno perché se cado batto la testa e lì che finirò. Quarta sfida, dovrò fare questa scalinata su e giù in meno di 40 secondi. Qualora dovessi riuscire nell'impresa, dovrò fare subito un secondo giro per battere il record appena fatto, altrimenti la sfida sarà persa. Siccome per me fare questa scalinata sarà troppo 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 semplice, zero problemi. Salgo, ultimo scalino questo, arrivo qui in teoria a 40 secondi. Via. Quanto? 36! Ho fatto giro, non ho stoppato. Anche se posso fare di più, il target adesso deve essere almeno 33. Vai! Stop. 31! 31! Voglio vedere i battiti. Sono più dal dolore. Ho avuto un picco di 178. Ora siamo a 147 adesso. Ah, ultima sfida, fare qualche trick con il pallone. Siccome vedo spesso delle influencer o comunque delle ragazze che fanno nei vari social trick col pallone, calciano, tirano, e ho detto ma è davvero così difficile? Quindi adesso proveremo per vincere anche l'ultima sfida e dimostrare che andare sui tacchi non è così difficile o complicato, siccome è la prima volta che provo un paio in vita mia. Uno è andato. Absolutely. Sì, per fare i colpi di tacco. Direi che ho superato tutte le sfide. Pensavate fosse finito, invece vi beccate una scena extra in cui mi fingerò un controllore per il Green Pass con i tacchi in metro. Ci cascheranno? Vediamo. Comunque idea interessante per un prank. Ehi, è dotato. Come? Il Green Pass è dotato? Sì. Ok, valido. Ha detto qualcosa sui miei tacchi? Mi vede diverso dagli altri? No, no, stavo leggendo in realtà. Ah, ok. Volevo capire. Ah, ok. Scusa, al Green Pass? Sì. Aspetta, Verifichiamo solo il booster. Un po'. Ok, perfetto. Grazie, buona giornata. Salve. Ok, valida. Prego, buon viaggio. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un super mega like. Vi ricordo che in questo canale settimanalmente escono sia prank che vlog o esperimenti sociali, almeno 2 video a settimana. Qua vi lascio i video precedenti e mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. E soprattutto una cosa, che prank fareste con questi? Fatemelo sapere nei commenti. Bella, perché secondo me l'idea di base è molto molto interessante. No!